anche fare una denuncia, però. Una denuncia su qualcosa che evidentemente in Italia non funziona, e ce lo dobbiamo dire, perché quest'opera e la storia di quest'opera è stata la storia di 3 anni attesi per la valutazione di impatto ambientale, 2 anni per avere l'approvazione del progetto definitivo e 4 anni per fare una gara, vincere tutti i ricorsi e poi finalmente aprire i cantieri, che sono durati 2 anni, quando per un'opera pubblica ci vogliono 9 anni per la burocrazia e 2 anni per realizzarla. C'è qualcosa che in Italia non funziona e che dobbiamo cambiare per il futuro del paese, perché così non si può andare avanti. Quindi fai tutto in Italia, ma ti posso un po' ma non lo fai neanche la carta di più noi ci trovi in mondo. Giornata importante per questa parte della nostra regione, ma come è stato detto è una giornata importante per l'Italia, perché apre una grande infrastruttura viaria moderna, dotata delle più moderne tecnologie, assolutamente a zero impatto ambientale per gli alberi piantati, per le gallerie coperte che sono garanzia di un buon impatto ambientale. Per far crescere questo benedetto prodotto interno lordo, per creare lavoro, per creare sicurezza, per creare benessere. Abbiamo capito che l'economia della finanza non produce ricchezza per le persone, casomai produce arricchimento per pochissime persone, che non è propriamente la stessa cosa. Quindi noi dobbiamo voltare pagina. Ci sono miliardi di opere pubbliche bloccate e lo sblocco possibile di soli 86 miliardi di queste opere per cantieri produrrebbe 380.000 nuovi posti di lavoro tra le opere e l'indotto. La crescita e lo sviluppo e la competitività del paese sono qui, non dobbiamo andarla a cercare nelle colpe dell'Europa, di Tizio o di Caio, ma in uno Stato che si deve semplificare, che deve individuare nella sua modernizzazione infrastrutturale il suo obiettivo strategico, altrimenti l'Italia non ce la farà ad essere competitiva per il Paese. Può essere che questa rimane aggiornata storica. Dipende, sì, chi vince, chi perde, faranno ricorso per il cialato.